italiani uccisi, buttati via, usa questo metodo di decine di migliaia di italiani. Improvvisamente poi entrano nei libri di storia, nei manuali di scuola, manuali scolastici e universitari, con delle oscillazioni numeriche che vanno da qualche centinaia, decine di migliaia, qualche migliaia, a seconda della stagione politica. Oggi sappiamo c'è un gruppo nella, a Udine in particolare, che studia, sta studiando seriamente queste cose e stanno contando i morti, nel senso che sono stati recuperati i cadaveri e sono non più di 250-300. Di questi cadaveri in realtà noi non sappiamo quanti sono stati portati via. Sappiamo che le foibe sono state usate anche come cimiteri naturali. Esatto. No? Non possiamo dimenticare. Sappiamo che ci sono state fucilazioni, sappiamo che ci sono state anche case di vendetta, eccetera, eccetera. Ma se noi di nuovo dimentichiamo il contesto, noi non solo facciamo cattiva storia, ma diamo una rappresentazione rovesciata della realtà. È evidente, se tu dimentichi quello che gli italiani hanno fatto, i fascisti italiani hanno fatto in quelle terre, in questo fascicolo diciamo, intervista a Boris Pavel, scrittore residente sloveno, che racconta cosa hanno fatto gli italiani e gli sloveni. Quando vi ricordate, forse il giorno del ricordo mi sarei dedicato anche ai martiri sloveni dell'esercito fascista. Se noi rimuoviamo tutto quello, è evidente che stiamo facendo un'operazione di mistificazione gigantesca. Nel manifesto, del Partito Democratico, uscito per il 10 febbraio, si vede un'immagine che poi è circolata moltissimo in rete, in cui si vede un plotone di esecuzione che spara contro dei disgraziati messi di spalle. E peccato che quelli che sparavano erano italiani, l'esercito italiano, e gli altri erano partigiani sloveni, ma viene presentato una rappresentazione al contrario. Ma perché, come vedete, purtroppo in storia succede un po' come economia, cioè la moneta cattiva scaccia la moneta buona, la mistificazione vince sulla verità. Dunque quello lì fu un punto d'arrivo, secondo me, fu un momento cruciale di quella che ormai era vera e propria, era diventata una perfetta costruzione di senso comune che, delegittimando la resistenza, derubricando l'antifascismo, apriva la strada alla manomissione della Costituzione, perché era quello l'obiettivo politico, era assolutamente quello l'obiettivo. E quindi siamo andati in questa direzione. L'egemonia non è mai stata della sinistra, mai. Si è arrivata alla costruzione di questo senso comune, in cui si sono riprese anche le prime vecchie polemiche contro i partigiani, che poi avevano una traduzione giuridica, ma solo negli ultimi anni si sono studiate seriamente i processi dei partigiani, le vendette contro i partigiani. Tutto questo appunto ha un esito politico inquietante. E credo che siamo qui nel nome di Salvatore d'Albergo per ricordare anche questo pericolo e provare a studiare le contromisure a questo pericolo. E allora questa liberazione non ci ha proprio liberato da nulla. La guerra sociale non ha prodotto un esito favorevole alle classi proletarie, certamente no, e tuttavia non possiamo dimenticare che alcuni risultati sono stati raggiunti importanti. Intanto l'eliminazione di Casa Savoia, mica tutti ce l'hanno fatta eliminare le case legnate, l'Italia ce l'ha fatta. E ovviamente, quindi la forma repubblicana e soprattutto la Costituzione repubblicana. Non so se è la più bella del mondo, ma gli stessi che poi dicono che è la più bella del mondo poi si acconciano, no? Che applaudono a chi la ce la racconta, a effetto, come la più bella del mondo, poi si acconciano a servire chi la sta smontando pezzo dopo pezzo. E quindi è evidente che noi qui dobbiamo fare la barricata su questo, non dimenticando alcuni particolari, i valori fondamentali, gli articoli 3, 9, 11, e cominciare proprio dall'11, adesso non mi diffondo più che devo andare, mi fermo. Ma insomma, questa Italia che ripudia la guerra, cioè riflettiamo sul fatto che i padri costituenti hanno usato un verbo desueto, cioè un
verbo letterario, molto emozionale, poteva dire respinge, rifiuta, no, ripudia, la parola pesante, perché noi con la guerra non vogliamo avere a che fare. Ebbene, improvvisamente, dalla prima guerra del Golfo 90-91, la guerra è diventata parte della quotidianità della politica italiana. E adesso, mentre nessuna di queste nuove guerre è finita, l'Italia è impegnata nelle famose missioni di pace, ecco appunto, semplicemente adesso ci accingiamo a farne un'altra col pretesto di fare una guerra agli scafisti, ma sarà un'altra guerra. Cioè, è possibile che devo aspettare che sia la Chiesa, la CEI, il Papa a dire delle parole minime di verità, di onestà su questo? Ecco, noi per esempio dovremmo fare barricata su questo, sull'articolo 11, sull'articolo 3, sull'articolo 9, dovremmo fare barricata e sapendo che adesso saremo sconfitti, cioè sapendo che adesso questo combinato disposto della legge elettorale e della manifestazione costituzionale passerà. Perciò io vorrei chiudere proponendo fin da ora di mobilitarci creando comitati provinciali in ogni provincia, anche se apparentemente ne hanno abolite, comitato ogni provincia, perché dobbiamo prepararci ai referendum, bisogna prepararci a resistere sul referendum, perché la correzione costituzionale implica la necessità del referendum, quindi dovremmo fare quello. E poi uno per lottare, dire no al cambiamento costituzionale, e due, dovremmo essere noi a chiedere un referendum per far abrogare la legge elettorale che sicuramente sarà approvata. Quindi, se vogliamo ricordare in modo degno Salvatore D'Albergo e le battaglie che lui ha fatto, credo che fin d'ora dovremmo organizzarci e mobilitarci per passare dalla pura difesa dietro la barricata a salire su, oltre la barricata.